Buonasera a tutti. Riuscite a sentirmi, a vedermi? Potete darmi conferma nella chat? Sì, perfetto. Allora, mi presento, io sono Angie Ruti e lavoro per Adaptica come Product Specialist. Vi ringrazio per esservi iscritti a questo webinar. E Adaptica è appunto l'azienda che ha organizzato il webinar di stasera, che parlerà della valutazione clinica nello Sport Vision. Questo webinar lo organizziamo con il patrocinio della Società Mediterranea di Ortottica e i relatori che abbiamo oggi sono l'ortottista Cianda Cavallini, che è anche la vicepresidente della Associazione Mediterranea di Ortottica, e Marco Zoccolan, che è dottore in scienze motorie preventive adattive. Prima di lasciare la parola ai relatori, vi do due informazioni di base. Se dovreste avere dei problemi audio-video durante il webinar, c'è un tasto Reconnect in alto a destra che vi riporterà immediatamente al webinar. Per le domande invece legate alle presentazioni che vedrete oggi, c'è una sezione Question sotto al video in cui potrete scriverle e risponderanno alla fine i relatori. Ora io vi lascio la parola e buona visione a tutti. Buonasera a tutti, buonasera a tutti e bentrovati. Parliamo di sport, parliamo di valutazione clinica, argomento ormai un po' per tutti quanti è entrato nelle corde. Ma prima di entrare nello specifico dello Sport Vision, dobbiamo pensare innanzitutto a una corretta valutazione clinica delle funzioni visive. Noi siamo ortottisti, giusto? La maggior parte di noi è ortottista, quindi che cosa fa una brava ortottista? Un bravo ortottista, prima di affrontare un argomento nuovo, si fa una bella ricerca bibliografica. E indovinate, ho trovato un articolo del 1941 in cui facevano la prima valutazione del campo visivo nei giocatori di basket. Quindi non ci diciamo che lo Sport Vision è un'abilità nata da poco, ok? Vi ho messo alcuni spunti bibliografici, quindi come potete notare, differenze di percezione periferica tra atleti e non atleti, stabilità di fissazione e sacca nei calciatori di elite, effetti del visual training in relazione ai tempi di reazione della muscolatura del collo, stabilità di fissazione nelle saccadi del calciatore. Ok. Visto che poi vi presenteremo i dati che abbiamo ottenuto, che iniziano a emergere da uno studio che è in atto da un anno e mezzo presso la Scuola Calcio del Toro, vi presento anche due o tre articoli specifici sul calcio, quindi l'influenza del visual training sulla performance sportiva e riduzione degli infortuni. Tempi di reazione e visione periferica e poi andremo a capire perché, anticipazione e ricerca visiva. Questi sono alcuni, ragazzi, perché se ci mettiamo a navigare realmente sui motori di ricerca scientifici, abbiamo bibliografia da vendere e da appendere. Golf, volley, tiro con l'arco, tiro al bersaglio, calcio, cosa hanno in comune? Hanno che l'80% delle informazioni giungono dall'apparato visivo, giungono al gesto motorio dall'apparato visivo. Ok? Facile, no? Da intuire, facile da capire. Abbiamo giocato un po' tutti quanti a pallavolo, abbiamo giocato un po' tutti quanti a calcetto in cortile piuttosto che. E effettivamente, se tu guardi da un'altra parte, la palla non la prendi, anche se è una palla grande. Ecco quali sarebbero le principali, ok? Ho cercato di fare un sunto di tutte le abilità che effettivamente vengono valutate prima di un percorso di Sport Vision. Le andremo a valutare un po', alcune le ho approfondite in maniera maggiore e altre ve le ho solo enunciate. Non ve le sto a leggere, io direi di andare avanti. Quelle più interessanti però sono l'acuità visiva. Noi normalmente siamo abituati a dire quanto vedi 10 decimi, ma non è proprio così, nel senso che l'acuità visiva non è solo quantistica, ma sottintende anche una qualità di visione. Una qualità di visione e rientra all'interno di quella spaziale di risoluzione.
qual è il test che possiamo intuire e possiamo abbinare alla spaziale di risoluzione? Possiamo abbinare le teller, le equity card. Quindi il soggetto orienta verso uno stimolo più o meno marcato rispetto allo sfondo il suo sguardo, ok? L'acuità visiva dinamica, un'altra acuità visiva che all'interno dello sport è fondamentale riuscire a valutare. E come la valutiamo? Noi siamo abituati a stare in studio, quindi il nostro bimbo, il nostro paziente, il nostro sportivo che giunge da noi è seduto tranquillamente sulla poltrona, ottotipo lontano a una distanza di 5 metri e riesce a distinguere in maniera precisa lo stimolo presentato che man mano riduce di grandezza in modo da sottendere un'acuità visiva maggiore, ok? Benissimo, l'acuità visiva dinamica invece è quella in cui io chiedo al soggetto o di muoversi o faccio muovere gli stimoli da vedere. E quindi potremmo usare una pallina di Mendes, potremmo usare un tapis roulant su cui farli correre mentre sono davanti all'ottotipo. Lo so che sono pratiche che se non siamo in campo con uno sportivo diventa un pochino più difficile applicare, però possiamo iniziare a pensare come attrezzare i nostri futuri ambulatori anche per questi, per questo bacino di utenza che è lo sportivo. Lo sportivo, anche se è perfetto dal punto di vista di performance di gioco, non è detto che sia perfetto dal punto di vista dell'apparato oculomotore. E quindi avremo poi anche dei difetti di vista da andare a rilevare. E non è detto che se ci limitiamo a fare le solite visite sportive che si fanno fino ad oggi, questi piccoli difetti possono emergere. Ok, andiamo avanti e pensiamo a che cos'è la sensibilità al contrasto e perché lo si fa anche in abbagliamento. Perché alcuni sport non si giocano all'aperto. Abbiamo tutta una serie di sport che si giocano indoor, quindi dobbiamo anche calcolare il tipo di luce che si presenta sul campo, il tipo di contrasto con lo stimolo. Pensiamo alla pallavolo, palla bianca, con queste luci da indoor in alcune posizioni diventa effettivamente più difficoltoso da parte dello sportivo riuscire a percepire la traiettoria che la palla sta assumendo. Oh, motilità oculare. La motilità oculare, un po' tutti quanti diciamo lo sappiamo che cos'è, il grande movimento che l'occhio compie per ispezionare l'ambiente esterno, ma questo grande movimento è data da 6 paia di muscoli. Essi concorrono a dei movimenti alto basso di inciclo e di exciclo torsione, ok? Questi ci permettono di raggiungere una capacità campimetrica che approfondiremo dopo molto ampia, ma ci permettono anche di, con un colpo d'occhio, scusate la frase, ma con un colpo d'occhio di cambiare fissazione e ritornare sulla palla precedentemente fissata. I semifem, quindi se rientriamo nell'oculomotricità, nei movimenti oculari fini, quelli che normalmente noi intendiamo per la lettura, normalmente si valutano e tutti quanti li conosciamo perché i bimbi con DSA hanno dei disturbi dell'oculomotricità. I movimenti oculari fini sono atti a mantenere lo stimolo sulla fovea in maniera costante, sia su un oggetto che è fermo all'interno del nostro campo visivo che su un oggetto che è in movimento. E anche qui andiamo a pensare una partita di calcio, la palla viaggia a una grande velocità e si sposta a destra e a sinistra all'interno del campo. I nostri occhi insieme al nostro capo devono comunque riuscire a mantenere lo stimolo costantemente a bersaglio. Campo visivo, voilà. Cosa si definisce, come si definisce il campo visivo? È quella porzione di spazio percepita da un occhio immobile.
ho cercato di mettere delle immagini che potessero essere un pochino carine, un pochino esemplari. Il campo visivo, l'esame del campo visivo, ho detto anche perimetria cinetica, è quello che ci dà la misura dell'ampiezza del campo percepito da entrambi gli occhi, ok? Campo visivo computerizzato binoculare Esterman 120 ci dà un'apertura di 120 gradi, per esempio. Vi ho portato un esempio rispetto a tutto quello che può rientrare all'interno della nostra pratica clinica. Benissimo, qui subentra uno screening di quello che è il difetto refrattivo, anche perché nel momento in cui si trova un difetto di vista sul campo, si interrompe, si segnala, almeno questa è la nostra pratica, si segnala istantaneamente al responsabile in modo che il candidato si possa sottoporre un esame approfondito all'oculista all'oculista di fiducia della famiglia, o se non ce l'ha l'oculista dell'ASL e via di seguito. Diamo due definizioni. So benissimo che tutti quanti noi dovremmo sapere che cos'è la miopia. La miopia è quel difetto di vista tale per cui io da lontano faccio più difficoltà a percepire uno stimolo, mentre invece da vicino vedo molto bene. Una miopia, supponiamo, di un meno uno, da lontano necessita di lenti, e da vicino potrebbe tranquillamente il candidato togliersi gli occhiali e leggere senza lenti. Il miope sappiamo anche però che è uno molto molto pigro, e quindi nel momento in cui si abitua è il candidato perfetto per una refrazione corretta al millesimo, quindi completamente. Che cos'è invece il difetto dell'ipermetropia? È quel difetto ottico, ametropia anche detto, che per il quale la luce proveniente dagli oggetti non molto distanti si sfoca e quindi non arriva nel punto visivo centrale. Ok? Per metropia da vicino faccio più fatica, quindi se vogliamo, detta un po' in termini volgari, è quel difetto che compromette un pochino di più la visione da vicino e che poi sfocia con l'età adulta, se non corretta, si associa all'ipermetropia. L'astigmatismo normalmente noi portiamo l'esempio di un bulbo che si sviluppa lateralmente, quindi tipo una pallina da rugby. Ed è un difetto che tendenzialmente porta all'allungamento della cornea anteriore. La cornea si sa che è anteriore, ma se noi guardiamo un soggetto fortemente astigmatico, ci possiamo accorgere, mettendoci di taglio, che ha la cornea leggermente in avanti. Okay? Non entriamo in tutto quello che sono le correzioni che si possono avere, che si potrebbero ottenere. Voilà, esame della refrazione in dinamica statica. Essendo noi all'interno di un campo, di uno spogliatoio, di una sala degli spogliatoi del campo della scuola calcio del Toro, ci siamo indirizzati su uno strumento che poteva essere usato sia in dinamica che in statica durante la performance di gioco. Abbiamo messo Benedetto perché è un adulto, ok? E quindi potevamo riprenderlo e potevamo pubblicare tranquillamente la foto con lui, avendo la sua autorizzazione. Possiamo vedere nella foto in basso che sta fissando, sta guardando dentro il Kaleidos, e nella foto invece di destra con addosso il caschetto Vision Fit. Perché siamo andati su questi due, stavamo dicendo? Il primo, il Kaleidos, mi dà una refrazione in 3 secondi più o meno, 5 secondi se incontra difficoltà. Nella mia esperienza ho notato soprattutto con l'occhio scuro, molto scuro, quindi non vi dico quante misurazioni ho fatto io, mentre invece col caschetto Vision Fit siamo riusciti a correggere quei ragazzini che non avevano
correzione ottica con loro o non sapevano ancora di essere leggermente o miopi o astigmatici prima di poter fare gli altri test che noi abbiamo previsto all'interno della nostra pratica di Sport Vision. Questa è la scheda che abbiamo presentato ai ragazzi, atta a raccogliere i dati pre e post potenziamento. E qui andiamo di nuovo a capire il perché, comunque, essendo noi sul campo tra un allenamento e l'altro, avevamo bisogno di un tempo di valutazione refrattiva minima. E quindi il tempo che ci è stato dato generosamente erano stati 5-7 minuti massimo. E quindi più o meno, facendo il conto, 3 minuti di edomorfometria e un nanosecondo di Kaleidos, siamo riusciti a stare dentro uno screening che, come vedrete dopo, di numeri molto elevati. Che cos'è l'edomorfometria che vi ho accennato? È quel test che valuta l'analisi della percezione dei rapporti spaziali, banalmente detto la capacità di percepire gli stimoli in movimento nello spazio. Ok? Vi presento ancora, vi finisco di fare la carrellata sugli strumenti che abbiamo usato. Abbiamo usato prepotenziamento il Senaptec, facendo l'acuità visiva per lontano o per vicino, sensibilità al contrasto, come avete visto, già citata anche prima, e percezione della profondità. Qui apro una piccola parentesi. Noi siamo abituati a fare la percezione della profondità, quindi il senso stereoscopico, da vicino. Lang, Titmus test, benissimo, la percezione della profondità può essere e deve essere fatta per lo sportivo di elite, ma anche non di elite, a distanza, perché non è detto che la percezione della profondità sviluppata da vicino corrisponda con gli stessi secondi d'arco da lontano. Valutazione che ce ne esce dopo come grafici. Come vedete, qua abbiamo dei colori differenti sul grafico, non so se si vede il mio mouse che gira, ma la prima valutazione fatta presenta un colorino azzurro, successivamente, finito il potenziamento, si rifanno gli test e si vede il miglioramento ottenuto. Tempi di reazione visomotoria, perché fino adesso abbiamo parlato solo di abilità che normalmente vengono richiamate in ambito clinico normale. Tempo di reazione visomotoria, oh voilà, cosa vuol dire? Quanto tempo io ci metto ad arrivare con la mano su uno stimolo? Chiedo scusa, non ho potuto caricare il video, ma vi ho fatto dei frame del video, e quindi vedete il primo in cui il candidato ha due dita poste centralmente al test, il secondo, dove c'è scritto visione periferica, che si illumina di rosso, mentre lui guarda dritto al centro, deve riuscire a togliere il dito e ritornare a toccare il bersaglio. Okay? E questo ci dà tempo di reazione visomotoria, ci dà precisione di tocco, ci dà delle informazioni che diventano molto molto utili all'interno del potenziamento successivo che si deve fare. Orientamento e tracciabilità, memoria di lavoro, io ne ho poca, però devo dire che questo test è molto intrigante e lo sto facendo anche con altri tipi di pazienti. È un test che presenta, come vedete nel primo disegno, degli stimoli rossi e neri accoppiati, nella seconda figura li vedete tutti neri, ma in realtà loro si stanno muovendo, ok? Dopodiché il paziente finisce la rotazione degli stimoli e io ho tutti gli stimoli neri, devo andare a ricordarmi dove era il rosso e dove era il nero. Richiamo le sacche di dilocalizzazione, richiamo la memoria di lavoro, richiamo la velocità di inseguimento durante il test mentre si effettua la rotazione dello stimolo. Risultati. Oh, 113 valutazioni con l'edomorfometria, 165 refrazioni mediante Kaleidos
in un pomeriggio, 60 valutazioni porometriche con e senza l'influenza del canale visivo. Io vi chiedo scusa per i numeri, qua sono piccolissimi, sono già piccoli anche su una slide normale, ma queste sono le 113 valutazioni più 30 dell'under 17, solo i valori eidomorfometrici, ok? Non ve li commento. L'under 17 l'abbiamo separata a ruolo di gioco e poi andremo a capire insieme perché. E qui vi presentiamo i nostri dati pre-potenziamento, post-potenziamento. È stato potenziato un gruppo momentaneamente esiguo e quindi dal punto di vista statistico abbiamo effettuato una serie di valutazioni statistiche dalla NOVA al T2 per andare in avanti, ma non abbiamo mai ottenuto un dato significativo dal punto di vista statistico, tranne per l'under 17. L'under 17 erano in 30, ok? Potenziati 12, gruppo controllo 12. Anche qua, nonostante la casistica sia molto bassa, ma l'analisi statistica, il t-test, ci ha dato una buona speranza sul lavoro che stiamo facendo, ossia la differenza è al limite della significatività tra il centrocampista e l'attaccante, e tra il centrocampista e i difensori. Perché i centrocampisti, abbiamo iniziato a chiederci, hanno una visuopercezione maggiore? Perché hanno sviluppato una migliore percezione e consapevolezza della loro visione periferica e quindi capacità di gioco e quindi capacità di percepire i loro compagni che si muovono all'interno del campo e di passare o ricevere in maniera adeguata. È lo studio che si sta ampliando quest'anno. Il Kaleidos, che ci ha aiutato a valutare la stabilità di fissazione, i riflessi pupillari, il tempo di reazione delle pupille. Perché è importante il tempo di reazione delle pupille? Questo lo stiamo andando a valutare con una squadra di un livello un pochino più alto dell'under 17, perché comunque vorremmo anche valutare il tempo di recupero dato dalla velocità e dal tempo di reazione pupillare pre e post partita, quindi pre e post tempo agonistico. Gli esami e il referto che ne emerge, un po' tutti quanti lo conosciamo, quindi vediamo la foto dei riflessi proiettata su entrambi gli occhi, occhio destro, occhio sinistro, stabilità di fissazione all'interno di questo disegno fatto a bersaglio, presenza o no di difetti di vista soglia. Qui vi ho messo degli esempi di refrazioni che abbiamo trovato. Abbiamo trovato un miope di meno 4, un astigmatico di meno 2,25 che non portava lenti e non sapeva di essere astigmatico. Quindi bisogna dire che come screening, un ottimo screening. Quello che abbiamo rilevato, come potete notare dalla figura del paziente affetto da strabismo, è che al ragazzino si è dovuto chiedere di chiudere un occhio, perché se no non si riusciva a fare la refrazione mediante Kaleidos. Ancora due o tre slide se mi sopportate. Percentuale della presenza di vizio, benissimo. L'indice maggiore è stato quello della miopia, con un range che andava da un meno 0,25 a un massimo di meno 2,25, l'astigmatismo, un'ipermetropia e molti emmetropi. Ci sta. All'interno del nostro protocollo di valutazione, come vi accennavo prima, abbiamo fatto un piccolo screening baropodometrico, l'abbiamo fatto in collaborazione con l'Università di Pavia e il Dipartimento di Tecniche Ortopediche. La valutazione è stata fatta senza controllo oculomotore, quindi dicendo al paziente guarda dove vuoi, e poi con controllo oculomotore facendolo andare in convergenza a uno stimolo a una distanza massima di 50 cm. Ah, chiedo scusa, si può notare come sulla pedana il ragazzino si sia
raddrizzato, cioè si è ritornato in una posizione ortostatica con baricentro centrale alla pedana registrata. Quindi, per tornare al nostro sport vision, quali sono le capacità che dovremmo potenziare? Dobbiamo potenziare la capacità di percepire oggetti fermi in movimento nell'area di gioco, coordinazione occhio-mano, coordinazione occhio-piede, tempi di reazione visuomotoria, anticipazione, lateralità. Noi ci siamo avvalsi anche di un altro strumento per il potenziamento, che sono le Fitlight, sia in indoor che in outdoor, sia con le persone che avevano subito infortunio, che quelli che stavano giocando che non erano infortunati. Le immagini che vi abbiamo messo non sono, come noterete, girate, quelle due in basso non sono state girate al campo da noi, anche perché la signora che fa palestra non era tra i ragazzini dell'under 17, però rende istantaneamente idea di coordinazione occhio-mano durante il gesto motorio, ok? Carrellata breve e veloce, facciamo sport vision e ci occupiamo di sport vision dal 2014, tendenzialmente con giocatori di alto livello, ci piace, stiamo andando verso un'era di strumentazioni sempre più precise sia per le valutazioni che per il potenziamento, e bisogna dire che effettivamente il mondo dello sport inizia a richiedere le valutazioni ortottiche e oculistiche per i loro atleti, e questo devo dire che sia un grandissimo gol che abbiamo fatto. Con questa vi saluto, vi ringrazio e lascio la palla a Marco. Marco, tocca a te. Perfetto, grazie. Carico. Ok. Perfetto, benissimo. Intanto, bene, ringrazio la Cianda, la dottoressa Cavallini, per la sua presentazione, che è stata molto molto chiara, anzi è riuscita già a spoilerare qualche prossimo lavoro e qualche lavoro che stavamo intraprendendo negli ultimissimi allenamenti. E mi presento, io sono Marco Zoccolan, sono responsabile della riatletizzazione del settore giovanile del Torino Calcio. Prima di potervi parlare di quello che è stato il nostro progetto nel Torino Calcio, voglio raccontarvi come ci siamo arrivati, quindi come nasce la collaborazione con la dottoressa Cavallini. Abbiamo iniziato insieme a lavorare nel golf, effettuando le prime sedute di Sport Vision, per poi spostarle su altre discipline, come per esempio il basket, la pallavolo, e poi siamo approdati nella mia società, nel Torino Calcio. Cianda precedentemente diceva che il progetto è in piedi da un anno e mezzo. In realtà ci tengo a sottolineare che questo progetto è partito 2 anni e mezzo fa. Poi, come tutte le cose e come tutti i progetti all'interno di società professionistiche, hanno delle tempistiche esageratamente lente, e quindi poi abbiamo iniziato effettivamente a lavorare soltanto da un anno e mezzo. Inizialmente il lavoro era rivolto soprattutto al potenziamento visivo nei ragazzi, in alcuni ragazzi che approdavano alla riatletizzazione perché arrivavano da un infortunio, e molto spesso lavoravamo con lo Sport Vision soprattutto con i ragazzi che avevano necessità di stare molto più tempo con noi nella riatletizzazione e come riabilitazione, anche perché ci serviva più tempo e più sedute per effettuare le nostre sedute di visual training. In seguito, soprattutto a partire da quest'ultima stagione 2019-2020, cortissima tra l'altro, abbiamo poi introdotto il Kaleidos, proprio perché, come diceva Cianda, è un'attrezzatura che ha la possibilità di restituirci un sacco di dati
in brevissimo tempo. L'unica, l'unica cosa che abbiamo chiesto a Chanda e che chiedevo a Chanda era di poter effettuare il maggior numero di misurazioni nel minor numero, nel minor tempo possibile. E effettivamente grazie al Kaleidos siamo riusciti ad ottenere questa, questa cosa. E quindi abbiamo un po' spostato la, il nostro focus dal, da quello che era all'inizio al, all'effettuare uno screening su uno screening globale e massiccio su tutta la scuola calcio e iniziamo ad effettuarlo anche sul settore giovanile, quindi con l'under 17, e poi mano a mano andremo ad implementare questa cosa con le altre categorie dei nostri ragazzi. E quindi con questo mio brevissimo intervento, vi giuro che non vi tedierò a lungo, mi vorrei focalizzare proprio sull'importanza delle misurazioni da effettuare sul recettore oculare e poi sul recettore podalico in relazione alla performance sportiva e al rischio di infortunio. Questo perché? Perché l'obiettivo è quello di procedere con gli atleti sia a livello della preparazione atletica che a livello di riatletizzazione, di riabilitazione, nel modo più funzionale e ottimizzato possibile. Possiamo dare come assunto che quindi attorno ad ogni atleta gravitino un bel numero di professionisti, che siano interni o esterni alla società o alla nazionale o dipende dal tipo di sport, e che tutti, declinato in modo diverso, abbiano come interesse principale il raggiungimento della massima performance dell'atleta. Questo mi sembra la cosa più naturale. Naturalmente il comparto tecnico si occuperà del miglioramento del gesto, mentre quello sanitario della prevenzione e della predizione dell'infortunio. Ok. Come già sappiamo e come ci dimostra la letteratura, la performance è strettamente connessa all'infortunio, sia per quanto riguarda la componente dell'incidenza, sia nel decorso. Ed è quindi fondamentale andare a cercare e monitorare i deficit strutturali e funzionali. Questo naturalmente vale anche per il sistema visivo, come possono evidenziare gli ultimi dati della letteratura, di cui ho riportato soltanto alcuni esempi. E anche in questo caso l'occhio sembra essere implicato sia nella performance che nell'infortunio. Okay. Sulla base di queste nostre prime riflessioni è nato tutto il nostro protocollo che, come precedentemente detto da Chanda, annovera l'esame refrattivo eseguito con il Kaleidos, l'eidomorfometria su uno spettro molto più ampio di atleti e poi alcuni altri esami su gruppi selezionati. Associato a questo esame visivo c'è anche tutta una parte podalica andando a valutare la baropodometria statica e dinamica, la stabilometria effettuate con una pedana di tipo capacitivo come quella di Sensor Medica, insieme a tutti i dati che siamo riusciti a tirare fuori ci sono una serie di informazioni importanti che vanno a valutare anche la postura durante queste misurazioni, quindi il calcolo di alcuni dati importanti come il COP o altre cose. Abbiamo poi integrato questi dati che abbiamo trovato con i dati che precedentemente avevamo già e che noi normalmente recuperiamo sui nostri ragazzi, come per esempio i dati antropometrici, i test atletici, il numero di allenamenti che fanno, i minuti giocati. Questo a cosa ci porta? Ci porta a pensare che abbiamo per adesso realizzato soltanto una fase di screening. Non possiamo perciò arrivare a delle considerazioni che siano definitive.
Possiamo però osservare quello che emerge, quello che esce da tutti i dati che stiamo raccogliendo. Come diceva prima Cianda, ci stiamo facendo un'idea e stiamo scoprendo alcune cose che sono assolutamente chiare, ma fino a che non abbiamo i dati per renderle così chiare, non lo sono. E quindi possiamo porci alcuni obiettivi, per esempio la possibilità di delineare un'ipotesi delle ipotesi di ricerca futura, che è la possibilità di integrare più approcci, la possibilità di creare maggiori aree di intersezione tra lo staff tecnico e lo staff medico, quindi andare a integrare degli strumenti di allenamento e di prevenzione, per esempio. Naturalmente, la cosa che direi più importante è riuscire ad agire in modo preventivo su quelle che possono essere le disfunzioni dei nostri ragazzi. Quindi ci auguriamo che diciamo, questa nostra integrazione possa essere applicabile non solo in una fase, in queste fasi di screening, ma anche nelle fasi di intervento, ad esempio facendo degli interventi, come diceva prima Cianda, come abbiamo già fatto per gli altri sport, come abbiamo già fatto inizialmente sui nostri ragazzi della riatletizzazione e con una branca dei nostri ragazzi dell'under 17, di potenziamento che possa essere oculomanuale o oculopodalico, ma che ci possa aiutare a migliorare quel gap che manca ai nostri ragazzini per essere completi e raggiungere la performance. A questo punto, un po' quello che vorrei che ci portassimo tutti quanti a casa da questo mio brevissimo intervento è che da una parte è importantissimo il numero di dati che si vanno a rilevare sui ragazzi, e quindi più dati si hanno, meglio si può conoscere il ragazzo, meglio si può lavorare, ma bisogna fare assolutamente attenzione all'interpretazione che si dà ad ogni dato e a come si condivide questo dato con gli altri membri dello staff o con tutte le altre persone che gravitano attorno al nostro atleta. È molto facile che un dato per noi assolutamente inutile, ma che appare rosso sul nostro foglio Excel, crei un problema gigantesco all'interno di uno staff. Proprio per questo abbiamo creato dei fogli, dei piccoli report per i genitori, in cui abbiamo spiegato quello che siamo andati a fare in queste prime valutazioni, e abbiamo dato delle piccole risposte a quelli che potessero essere i dubbi dei nostri genitori. Vi ringrazio per l'attenzione e se ci fossero domande siamo disponibili. Ma dobbiamo rispondere anche alla domanda? In un periodo di quarantena, le domande, no? Anche le domande. Andiamo qualche a fare la perizia. Finché sono qualche minuto ai partecipanti per scrivere le domande sotto. Intanto vi ringrazio entrambi, Tanda e Marco, per la presentazione che avete fatto oggi. È stata molto interessante e vedo anche nei commenti che sta piacendo molto. Grazie a tutti i partecipanti anche per Grazie a voi essere per sintonizzati. averci invitato. Io devo fare un ringraziamento invece speciale alla Società Mediterranea di Ortottica, perché è stata la prima ad entrare in un club di Serie A. Secondo me non è una cosa da sottovalutare. Assolutamente sì. Vabbè, io ho visto una domanda, ma No, sono di parte, quindi non posso rispondere. Magari staremo qua finché la Juve non vince, non so. non ho visto le domande. Aiuto. Scusate, vado nella sezione domande, smetto di dire scemenze. Ah no, vabbè, quella. Vabbè. Non è una domanda quella. Quella Quello era scontato. era scontato. Beh, io aggiungo solo brevemente che per chiunque voglia maggiori informazioni sul lavoro che fa la Società Mediterranea di Ortottica, potete andare su ortottica.org. Poi vi lascio anche il link in chat, penso sia molto interessante per tutti. Ti chiedo scusa, nella chat c'è una domanda.
di Letizia Regondi, scusatemi, ritenuto, avevo pensato di approvare un protocollo usato. Allora, per rispondere a questa domanda, Marco, rispondiamo insieme perché è un po' spinosa, nel senso che ogni società è un mondo a parte, e questo fino a quando non si entra all'interno di una società sportiva di alto livello, non davvero non lo si può capire. Io arrivo dalla 1 di Novara, domande, io approfitto. Che lì lasciamo perdere, quell'anno hanno vinto i mondiali, detto tutto, erano campioni d'Italia, hanno vinto tutto quell'anno in cui ero con loro. L'Under 17 speriamo che vinta, vabbè, quest'anno c'è stato il coronavirus, però insomma, speriamo. Beh, quest'anno non li abbiamo fatti perdere, ecco, sicuramente. Ecco, ok. la domanda, la risposta è molto semplice. Non tutte le società hanno ancora, sono ancora entrate nell'ottica che il loro professionista deve essere approcciato a tutto tondo. Non solo, è un bomber, un mega bomber a lei. Ha vinto mangiando il minestrone, mi raccontavano degli aneddoti durante gli screening presso il club. Ha mangiato il minestrone la sera prima, boh, d'ora in poi solo più minestroni prima degli incontri. Cioè, Marco se la ride, però voglio dire, sembrano, per noi sembrano un po' delle sciocchezze, in realtà sono. Quindi entrare nei club, stiamo entrando con calma, con calma. Abbiamo già altri due o tre contatti, ci hanno già contattato in altre due o tre società. Il mio cuore granata rimane a Torino, e quindi se c'è qualche ortottista volenteroso che ha voglia di iniziare finalmente a occuparsi di Sport Vision, ben venga. L'Italia è un paese ampio con un sacco di città, un sacco di squadre di tutti gli sport, quindi ragazzi, diamoci dentro. Siamo assolutamente apertissimi a collaborare e a condividere il protocollo, quindi non ci sono assolutamente problemi, credo anche per Cianda, non ci siano problemi sotto questo aspetto, nel senso che un approccio secondo me più ampio permette di avere delle risposte e una sensibilizzazione maggiore sul territorio. Come giustamente leggevo di Alessandro Segnalini, purtroppo non ci credono, è così purtroppo, arriviamo sempre un po' dopo. Vedo una domanda ancora di Figuccio, Vincenzo Figuccio, che chiede se abbiamo già avuto a che fare con sport di combattimento. Perché poi avevamo iniziato un lavoro ma momentaneamente è stato interrotto e non posso, mi dispiace, siamo in accordi di riservatezza e quindi ci hanno chiesto momentaneamente di non parlarne. Poi c'era un'altra domanda sotto di Elida De Gennaro. Beh, penso che di avere già risposto a questa domanda. Sì, Elida, bisogna darci dentro, bisogna studiare, bisogna provare, bisogna prendere contatti, bisogna andare a bussare alle porte e bisogna presentare dei progetti validi con dei fondamenti scientifici seri. Dopodiché pian piano si entra tranquillamente. C'è una domanda di Simone nella sezione, sì, per le domande, cui chiede se i ragazzi che sono stati potenziati hanno riferito miglioramenti nell'esecuzione degli allenamenti. Purtroppo per mancanza di tempo non siamo ancora riusciti a triangolare tutti i dati, nel senso che diciamo, da quando sono state effettuate le misurazioni ci aspettavamo di avere poi un T1 e un T2 con anche i dati degli infortuni e i dati del preparatore atletico, ma purtroppo ancora non siamo riusciti causa Covid, quindi essendo tutto bloccato i ragazzi non hanno poi rifatto i vari test e quindi non sappiamo con certezza questa cosa qui.
però sicuramente nei prossimi periodi sarà una cosa che valuteremo sicuramente, ecco, anche perché lo facciamo già normalmente. C'è una domanda di Vania che chiede l'investimento per l'ortottista. Vania, come tu ben sai, io non amo parlare di soldi. Come dice mio padre, povero sei e povero rimarrai, perché tutti i tuoi soldi li spendi per lavorare al meglio. Si parte, la mia filosofia di lavoro è sempre stata e sempre sarà: parto con quello che ho e devo fare 100. Quel materiale che ho in mano deve essere e mi deve rendere tutto quello che può rendere. Una volta che ho imparato a usare bene, in maniera adeguata, anche un semplice cubetto, anche le semplici faccette di fans stampate su carta, allora posso andare a pensare di comprare strumentazione. Certo è che un po' di screening di pensiero lo possiamo fare. Se vado sul campo dovrò pensare a degli strumenti portatili, se invece gli atleti verranno da me posso pensare a degli strumenti fissi, lì dipende. Refrattivamente, Kaleidos Vita. Sì, abbiamo avuto modo di lavorare col tiro con l'arco, ma cara Alessia, prossima settimana il nostro collega Alessandro Segnalini terrà un webinar, anche lui su Sport Vision, e porterà la sua esperienza con la nazionale di tiro con l'arco. Ti consiglio di seguirlo sul nostro sito, troverai le indicazioni. Ok, dopo la parte valutativa chiede il dottor Vincenzo, indagati deficit assolutamente sì, perché l'ortottista è in campo con i ragazzi si allenano tutti i giorni e quindi, caro Vincenzo, la maggior parte dei lavori che io ho fatto di Sport Vision si appoggiavano ai miei studenti del corso di laurea di ortottica ed è per quello che io porto avanti lo Sport Vision ortottica, perché ai miei ragazzi piaceva un sacco. Mi spiace molto perché successivamente poi non si applicano, oppure il mercato non chiede ancora o non è ancora abbastanza sensibile. Ma evidenziate alcune problematiche, deficit di convergenza, ampiezze fusionali scarse, tempi di reazione visomotoria lenti, noi eravamo presenti in tutta la settimana, quindi eravamo lì. Una cosa a cui tengo molto di dire, Marco, sei tu che fai pasticci. Una cosa che tengo molto di dire è questa. Non delego il mio lavoro ad altre figure professionali, ma il mio lavoro va a completarsi e diventa top nel momento in cui lavoro con altre figure professionali. Questa è la multidisciplina. Non andare a dire, viene uno da me, sì vabbè, guarda, fagli così. No, fagli così niente. La convergenza è una cosa seria, le ampiezze fusionali ancora di più. Possiamo creare dei problemi successivi. Quindi andiamoci calmi. Io credo che tanto più nello sportivo professionista sia impossibile demandare ad altri il proprio lavoro, proprio perché chi lavora e chi lavora con gli sportivi di alto livello sa benissimo che ognuno è iper specializzato in una branca, in un settore, e anche all'interno dello stesso settore probabilmente si ha un'iper specializzazione per qualcosa, perché per ottenere risultati non si può inventare nulla. Sono due domande per te, Cianda. Ah, ancora? Sì. Ragazzi, ci torturate oggi. Ciao Maria Serena.
Wow, state pensando a un kit fruibile da tutti gli ortottisti? Stiamo lavorando per voi, stiamo lavorando per noi, a dire la verità, per la nostra categoria degli ortottisti. Marco, poverino, lui mi segue in tutte queste lugubrazioni mentali e quindi stiamo lavorando per voi. Vi dovremmo dare delle delucidazioni verso la fine dell'anno su un nuovo strumento che dovrebbe uscire. Piccolo, versatile, portatile sul campo. Cosa prevede, Gabriele chiede, cosa prevede l'allenamento visivo e con quale cadenza andrebbero ripetute? Allora, Gabriele, io farei una distinzione. Se parlo di sportivo ad alto livello, l'ortottista, la mia filosofia è l'ortottista sul campo. Quindi, tutti i giorni. 10 minuti, 20 minuti all'interno del percorso di allenamento vengono svolti gli esercizi di potenziamento visivo. All'ultima rispondo io, sì, assolutamente sì, perché quando deve venire al campo a fare misurazioni o a fare qualche lavoro con i ragazzi, oltre a tutto il lavoro con i ragazzi c'è tutta la parte mia di martellamento telefonico e quant'altro, e in più tutte le cose che le chiediamo, quindi assolutamente sì, estrema professionalità e dedizione, assolutamente sì. Grazie Marco. Ma penso che sia una cosa comune, ecco, io fortunatamente gli ortottisti che ho incontrato all'interno della SMO penso siano accomunati da questa cosa. Grazie mille Marco. Credo non siano andati a cena. No, non ancora. Oh ragazzi, andiamo a cena insieme. Scusate, non vale. Per ringraziare tutti un'altra volta i partecipanti e i relatori. Per chi volesse maggiori informazioni sui prodotti illustrati nelle slide, vi lascio il link in sovraimpressione. È cliccabile, quindi vi rimanderà direttamente alla pagina web di adaptica.com. Grazie a tutti, grazie Cianda, grazie Marco per il tempo che avete dedicato a tutti noi, è stato molto interessante. Speriamo di poter ripetere un altro appuntamento. E grazie a tutti e buona serata a tutti. Grazie a voi. Grazie mille. Ciao, grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.